Luciana, c'hai subito qualche domanda da fare al nostro professore? Guarda che figo che Ma sono particolarmente fighi, poi sono diventati delle star. Sì, sai che ho Adesso dovuto, quando... Luciana, ho dovuto insistere molto per averlo perché l'ho chiamato già la scorsa settimana e ancora l'altra e lui mi ha detto: no, no, Mara, io non posso venire più perché mi chiedono i selfie in ospedale, per cui lui ha detto non vengo più perché ho dovuto chiamarlo, insomma insistere moltissimo per averlo. D'altra parte lui 2 mesi fa aveva detto delle cose che puntualmente si sono verificate, per cui è stato Certo, loro sono bravo, stati tutti dei bravo. nostri punti Per di cui riferimento, quindi noi siamo insomma riconoscenti perché poi adesso però il trend è che ciascuno di noi ha un suo pensiero, quindi ha un virologo di riferimento. Non so sentiamo se il avete professore che notato. ci dice allora, Luciana. Intanto grazie professor Le Foc che sono riuscita ad averti ancora qui a Domenica In perché tu non volevi venire. C'è la signora No, grazie. Litizzetto in collegamento con noi. Luciana, parti tu col professore. Qual è la cosa che più vorresti sapere in questo momento? Allora, quello che io voglio sapere è, questo virus può a un certo punto, come è successo per la SARS, sparire e non tornare più? Assolutamente sì. Sì, anzi, potrebbe essere la cosa più probabile questa qui, perché sono virus molto simili, sono dei beta coronavirus e quindi condividono anche sono molto simili dal punto di vista genetico, quindi è molto probabile che questo virus si comporti come la SARS. No, noi tutti speriamo questo, però dobbiamo mettere in campo tutte le forze del sistema sanitario nazionale per fare in modo che qualora non si comportasse come la SARS, siamo pronti. Luciana, vai. Ecco, ma sempre io, va bene. No, Allora, se vuoi vado altra, io. no, altra domanda che volevo sapere. Questa mascherina, che oggettivamente è impegnativa da portare, è davvero una cosa che dobbiamo continuare a mettere e poi fino a quanto tempo? E soprattutto, è pensabile che i bambini a scuola, alle elementari o alla scuola materna, ricominceranno la scuola con la mascherina? Ma non è una cosa tremenda, impossibile e anche mortificante per i bambini. Guarda, il termine mortificante forse è anche Professore, giusto, cioè nel scusami, senso che comunque sembra quasi professore, una sconfitta. Prego, professore, devo mandare la pubblicità, sennò prego. mi Va licenziano, bene, devo ok, mandare la va bene, va pubblicità. bene. C'è domenica in sulla Rai, sulla Rai, c'è domenica in. C'è domenica in, c'è domenica in. Ma bentornato Domenica In, professor Le Foc risponde alle domande di Luciana Littizzetto. Devo rifare la domanda, Eccoci. dottoressa Sì, Mara? rifalla, rifalla, grazie Luciana. Faccio la domanda che è la seguente. Questa mascherina, fino a quando dovremo portarla? Punto primo. Seconda cosa, è proprio necessario pensare a quando torneranno a scuola i bambini, pensare ai bambini con la mascherina. Secondo me i bambini sono stati quelli più mortificati in questa pandemia, perché sono appunto dovuti stare a casa anche loro, non avevano possibilità di vivere la vita da bambini. Adesso pensare a scuola ancora con la mascherina davanti mi sembra una cosa, dicevo, mortificante. Ecco, il termine mortificante è il termine giusto forse, perché è quello che rappresenta meglio quello che si può, diciamo, vivere in questa condizione. Quindi questa mascherina che sembra quasi il segno della sconfitta, in realtà non è il segno della sconfitta, è il segno della vittoria, perché questa mascherina che è un piccolo baluardo tra noi e il virus, toglie la possibilità del virus di entrare nel nostro organismo. Quindi adesso nel periodo in cui siamo ancora oggi, sarebbe opportuno che negli ambienti chiusi andrebbero usate assolutamente le mascherine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto anche, attenzione, negli assembramenti dove non possiamo rispettare le distanze, sarebbe opportuno averla anche negli ambienti aperti. Però questa è una condizione che noi dovremmo
evitare, cioè meno siamo in, diciamo, negli agglomerati e meglio è, rispettiamo le distanze e queste distanze saranno, diciamo, il risultato della salute pubblica. Quindi andremo piano piano a togliere le mascherine e io spero, ne riparleremo poi all'inizio della scuola, che le, diciamo, la possibilità del ricircolo sociale del virus sia talmente bassa da non avere le mascherine in settembre-ottobre. Ecco. Sarebbe, questo sarebbe un auspicio veramente importante. Però so che i bambini fino a una certa età devono portare, no? Mi pare dai 4 anni o dai 6 esatto, anni, professore. Esatto. Bambini no, piccoli dai 5 anni. Anni. Esatto, sì. Sotto dei i 5 bambini anni. Piccoli sarebbe meglio non averli. Uno perché ammalano meno, sono dei bambini che non hanno, insomma, ammalano meno, quindi hanno meno opportunità di ammalare, quindi è giusto questo. E poi ci sono tanti bambini che hanno delle piccole patologie, eccetera, che sarebbe meglio non averle. Quindi è stato valutato un costo e un beneficio e quindi è stato detto che sarebbe opportuno dopo i 6 anni avere la mascherina qualora ci fossero le condizioni. Nel parco dove siamo da soli, eccetera, c'è una famiglia, eccetera, sarebbe opportuno lasciarli liberi, non avere tutto questa condizione, che è veramente una condizione che apparentemente è mortificante, ma è rispettosa della salute pubblica, quindi ci darà la libertà anche da questo virus. Sarà uno degli ausili che abbiamo messo in campo, ma che sono assolutamente utili. Professore, lei 2 mesi e mezzo fa, nella prima ospitata, la prima volta che lei è stato ospite qui a Domenica In, lei ha detto quello che puntualmente si sta verificando in questi giorni, io direi. Anche se giusto ieri qui a Roma, al San Raffaele, c'è stato un piccolo focolaio, 32 positivi, per cui insomma purtroppo ieri le notizie qui a Roma insomma non erano buonissime, ma subito mi pare che ci sono state subito delle precauzioni, è stata chiusa la struttura. Però volevo una cosa importantissima. In questi giorni c'è chi dice che il virus non c'è più. Io voglio mandare questa dichiarazione che ha fatto pochi giorni fa il professor Zangrillo. Ecco, vediamo insieme, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Ascoltiamo Zangrillo, poi ascoltiamo anche Galli, qual è stata la risposta di Galli, e poi vorrei anche dal nostro Le Foche la sua idea, la sua ci sono pensiero. Tutti animali, eh? Eh? Le foche, galli, manca il pangolino, il virologo pangolino sarebbe il massimo. Non ci avevo pensato, Luciana, è vero. Dai, vediamo le dichiarazioni. Che abbiamo Zangrillo, che è anche figo. Vediamo. Io, se vuole, le dico la verità e gliela dico ufficialmente in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Il virus, praticamente dal punto di vista clinico, non esiste più. Questo lo dice l'Università Vita e Salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo direttore dell'Istituto di Virologia, professor Clementi, lo dice insieme alla Emory University di Atlanta, professor Silvestri. Tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale dal punto di vista quantitativo assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di 1 mese, 2 mesi fa. Ecco, adesso vediamo. Premetto che non posso essere d'accordo con la posizione assunta dall'amico Zangrillo. Dal punto di vista forse dei termini e delle definizioni che devono essere chiari. L'amico Zangrillo fa rianimatore e a lui arrivano i malati più gravi. Noi siamo nell'ambito della coda di un'epidemia, di una grave epidemia, in cui non vediamo più quei malati tanto gravi. E non li vediamo per una serie di motivi. Ma allo stato attuale dei fatti, i risultati miei e di altri colleghi non ci dicono che il virus è cambiato in maniera significativa. Poi possiamo non aver accolto alcuni aspetti. Allora, professor Le Foche, qual è la situazione? Chi ha ragione? Guarda, Mara, sembra quasi che ci siano delle cose discordanti, ma non è così. Cioè, è giusto quello che ha detto il professor Zangrillo, è giustissimo, come è giusto anche quello che ha detto il professor Galli.
Qui abbiamo avuto una pandemia importante, cioè un incendio della foresta, un incendio enorme. Adesso quell'incendio non c'è più, è spento. Quello che vediamo oggi, qualche focolaio, come hai detto giustamente, a Roma oggi c'è stato, ieri c'è stata una condizione locale di un focolaio, eccetera. Ecco, ci saranno questi piccoli focolai che abbiamo il secchio, abbiamo l'acqua, andiamo a spegnerli. Questo è successo. Quindi quello che ha detto il professor Zangrillo è giustissimo. Adesso nelle terapie subintensive e intensive non ci sono più casi di quel tipo. Ci sono delle sindromi molto più lievi, delle sindromi che sono date probabilmente da un efficacissimo lockdown che ha avuto l'opportunità di far distanziare le persone. Lo Stato, come abbiamo detto, ha preso a sé la salute pubblica, ce l'ha restituita e quindi noi in modo responsabile la riprendiamo dopo il 4 maggio. Piano piano ci sono state delle riaperture perché i contagi lo hanno consentito e quindi noi abbiamo piano piano riaperto e fino ad oggi in cui anche a livello interregionale si può riaprire, eccetera. Abbiamo dei piccoli casi, dei casi che sono comunque la presenza del virus nella società, però è una presenza molto meno, diciamo, significativa, sono delle cariche virali molto basse, come giustamente ha detto il professor Zangrillo, e io devo dire da clinico che vedo tutti i giorni i malati di giorni e di notti, li vedo continuativamente tutti i giorni, vedo le persone che entrano nel dipartimento di emergenza accettazione e questo è un dato di fatto. Nell'emergenza accettazione noi vediamo molti meno malati e sono malati che non sono in condizioni critiche, tranne in casi eccezionali di persone che hanno più di 85 anni con delle comorbilità importanti, che spesso hanno delle sindromi simil Covid o Covid-like, che sono delle sindromi che clinicamente sono e spesso hanno anche il tampone negativo. Quindi ecco, noi vediamo queste sindromi qui. Quindi io credo che tutta la comunicazione che è stata fatta dai vari colleghi, eccetera, dalle persone che professionalmente si sono imbattute in questo virus, in questa catastrofe che è stata veramente una pandemia che ha dato un discomfort sociale non indifferente, ma soprattutto il sistema sanitario nazionale. E io capisco anche i colleghi della Lombardia che hanno dovuto affrontare molto di più di quello che abbiamo affrontato noi in tutto il resto d'Italia, e quindi abbiamo messo in campo delle condizioni e anche abbiamo parlato in un certo modo, ognuno per la sua specialistica, il virologo, l'epidemiologo, il clinico, l'intensivista, tutti abbiamo parlato in un certo modo. Apparentemente c'è stato un caos di interpretativo, perché le persone che sono a casa probabilmente sono state un po' fuorviate dalle varie specialistiche, ma tutti hanno detto più o meno la stessa cosa. Quindi c'è stato probabilmente queste differenziazioni di specializzazioni hanno creato forse una comunicazione non perfettamente comprensibile, però tutti hanno fatto il proprio lavoro, è stato comunicato quello che doveva essere comunicato e a mio avviso noi abbiamo avuto il massimo del risultato, forse a livello internazionale siamo stati tra i migliori in senso assoluto. Quindi avrei il piacere proprio di dire questo in termini assoluti, che non c'è una discrepanza di idee, di cose, non c'è assolutamente una non concordia di vedute, anzi credo che questo sia stato proprio il risultato più vero, più sintetico. È chiaro che noi clinici abbiamo l'opportunità di vederlo immediatamente, come diceva Mara, io quando qualche tempo fa mi sono accorto che c'erano delle sindromi meno gravi, ho visto questo e ho fatto delle deduzioni, avremmo dovuto, è chiaro che il clinico deve fare questo, vede e poi deduce alcune cose. Le altre esperienze che saranno metabolizzate nel tempo, perché questo è un virus importante che ha dato, diciamo, una condizione non solo del sistema sanitario nazionale impegnativa, ma anche proprio sociale impegnativa, ci farà riscrivere probabilmente dei capitoli di immunologia, perché si è comportato in modo completamente diverso da altri virus che noi conoscevamo. E quindi questo aspetto, che è un aspetto fondamentale, va visto. Noi possiamo vederlo anche dalla parte del sistema immunitario, un sistema che è la rappresentazione dell'universo. Noi vediamo da parte del sistema immunitario, è l'immagine speculare dell'universo.
combatte contro tutto e contro tutti e ci rappresenta. Purtroppo non è un sistema che difende l'individuo, difende la specie, quindi ci impiega un po'. E le pandemie insorgono perché questo sistema non conosce il virus che sta per creare, che ha creato la pandemia. Quindi, siccome questo è, dobbiamo fare in modo che quel sistema si adatti al più presto, dobbiamo fare in modo che arrivi un vaccino al più presto, perché quel sistema deve confrontarsi con una con un'entità nuova. Ecco, questo è il quadro, è chiaro, questo è stato, credo che sia rappresentativo, Luciana, di quello che abbiamo visto. Luciana, secondo me la cosa che è molto particolare è che questi signori virologi, che fanno un mestiere totalmente diverso dal nostro, mio, tuo, della gente della televisione, sono stati presi e catapultati in televisione, no? E quindi sono diventati quelli che dovevano spiegare alla gente come stavano andando le cose, ma la scienza non sapeva ancora quasi niente di questo. Quindi loro maneggiavano uno strumento, ma non erano capaci, perché loro fanno un altro mestiere. Quindi se tu dici, ah, questa cosa non la sappiamo, crei il panico, ma in realtà è una cosa normale nella scienza, perché non sempre, cioè quasi mai lo sai quando arriva una cosa nuova, no? E quindi anche loro si sono trovati in questa dimensione che giustamente dice il professore, che magari dicono tutti una cosa giusta, ma sono le diverse sfaccettature di questa medaglia, capito? Quindi anche io penso questo, penso che ciascuno parla per il suo campo e certo, noi che siamo ignoranti, ascoltiamo e ci sembra tutto in contraddizione. No, noi pendiamo dalle labbra di quello che dicono loro, perché noi in questi mesi abbiamo vissuto aspettando un segnale positivo, certo, perché appena uno ci diceva ma forse sta andando meglio, noi certo, eravamo certo, sollevati, non so, io aspettavo alle 6 tutti i giorni. Per sì, capire. Quella cosa lì per esempio è stata agghiacciante, cioè noi sentivamo alle 6 il bollettino dei morti ed erano ammazzate, proprio emotivamente devastante. Adesso sono diventati tutte delle star. Io propongo il professor Le Foche, Zangrillo, di condurre Sanremo. Ogni sera sai che è una bella un virologo diverso, perché noi ormai siamo affezionati e non ne possiamo sì, più fare a meno. Speriamo che il virus se ne vada fuori dai maroni prima possibile, ma i nostri virologi ormai li vogliamo sempre. Io non possiamo più farne a meno. Sono d'accordo con Luciana. Professore, qualcuno dice, anzi quasi tutti devo dire, solo Zangrillo ha detto, è come se qualcuno mi chiede se a Milano il giorno di Sant'Ambrogio nevica, tornerà sto benedetto virus settembre-ottobre, perché noi adesso stiamo leggermente respirando, no Luciana? Ma già subito sì, ci arriva. Anche a Torino e il Piemonte è stata durissima, io ero qua in casa sigillata e sentivo solo ambulanze, cioè un concerto di ambulanze dalla mattina alla sera. Beh, quindi questo, anche noi abbiamo vissuto un momento durissimo. Quindi la domanda di Mara è la stessa mia domanda, questa ondata, ma chiamiamola anche con un nome un po' meglio, perché ondata sembra di nuovo una roba orribile, cioè questo ipotetico ritorno ci sarà o non ci sarà, chi lo sa? Ma questo non lo sa nessuno. Nessuno di noi può dire questo, cioè nel senso che questo virus, qualora si comportasse come i suoi cugini della SARS precedenti, eccetera, non dovrebbe più tornare. È chiaro che siccome si è comportato un po' diverso, in modo pandemico, eccetera, non lo sappiamo con certezza. Comunque io credo che qualora dovesse tornare, io non credo che ci possa dare questo disagio che ha dato adesso, perché comunque noi siamo molto più preparati. Abbiamo tutto il tempo per poter mettere in campo tutte le acquisizioni che abbiamo avuto e quindi io sono ottimista, perché non può più creare dei problemi come quelli che ha creato. All'inizio delle pandemie, come tutte le pandemie, come diceva anche Tucidide, eccetera, stiamo parlando del 400 avanti Cristo, i popoli si comportano quasi tutti allo stesso modo, hanno un senso di sbandamento, è una forma di umanità sconvolta che non riesce a mettere in campo tutte le cose che può mettere in campo. Adesso noi abbiamo molto più chiaro tutto quello che è successo e quindi possiamo mettere in campo tutte le armi che abbiamo per combattere questo virus. Io spero che termini completamente, cioè che non abbia più un ritorno, ma noi dobbiamo comunque mettere in campo un sistema sanitario nazionale
che possiamo mettere in campo, perché ce l'abbiamo, abbiamo tutte le opportunità per fare in modo che non ci crei più nessun danno. Dobbiamo quindi fare lo sappiamo, i test, professore. Sappiamo riconoscerlo. Dobbiamo fare i test. Guardi, i test sierologici sono fondamentali, perché questi ci danno subito l'opportunità di avere un quadro chiaro della panoramica generale di tutte le regioni. E valutare bene chi si deve sottoporre a tampone o meno, andare a cercare, scovare i punti più deboli per poter fare i tamponi. Quindi dobbiamo conoscere bene il quadro generale, dobbiamo avere una fotografia generale della nostra nazione e valutare quello che possiamo fare. Forse dobbiamo avere anche una fotografia mondiale, perché tra un po', quando noi riapriremo, e questo ce l'auguriamo al più presto anche a tutto il mondo, perché il nostro è un paese che vive anche di turismo, certo, ed ha avuto un discomfort economico importante, sarebbe opportuno che tutto questo fosse messo in campo. Vorrei dire anche che queste forme di pandemie in realtà non sono così casuali, a volte sono casuali, a volte, ma rientrano in una complessività di valutazione proprio degli ecosistemi, dell'ambiente. Noi avevamo la percezione di essere i proprietari del pianeta, ma non lo siamo, conviviamo in questo pianeta e quindi dobbiamo rispettare tutti gli ecosistemi, gli ambienti, eccetera. Quello che è successo qualche giorno fa, per esempio, che alcune scimmie si sono impossessate delle provette di un infermiere che aveva fatto il prelievo per i Covid, eccetera, e sono scappate. Queste scimmie erano nelle foreste dell'India, sono state distrutte le foreste, sono entrate dentro le città e nell'ambito delle città creano proprio un discomfort all'interno delle abitazioni anche, eccetera. Ecco, le scimmie. Una condizione importante, per esempio, le scimmie che potrebbero ammalare anche di Covid, pure eccetera. Le scimmie. I veterinari adesso che si occupano di primati si stanno impegnando per fare in modo, per valutare queste condizioni, eccetera. Ecco, le pandemie valutano anche questo, sono anche questo, e sono importanti anche a livello di trasmissione genetica trasversale. Noi siamo abituati a conoscere la genetica verticale, cioè quella che un genitore trasmette al figlio. Adesso abbiamo visto che esiste anche una genetica trasversale portata proprio da questi virus che entrano nel nostro codice genetico. Per esempio, la placenta, che è fondamentale nella gravidanza perché nutre il feto, sembrerebbe essere il risultato di una mutazione data da un virus che è entrato nel nostro codice genetico. Quindi la eterogeneità genetica dipende anche dalle pandemie. Queste pandemie che uccidono la parte più fragile. Ne faremo volentieri a meno quasi, di queste pandemie. Essere quasi professore. Un disegno. Assolutamente. Ne faremo volentieri a meno. È fondamentale questo. Dobbiamo vaccino meno. Per l'influenza. Noi dobbiamo fare in modo che rispettando. Vaccino per l'influenza, Luciana, tu lo fai il vaccino? Il vaccino per... Non l'ho mai fatto, Manco io. Lo fa sempre Fabio. Fabio lo fa a Fazio tutti gli anni. Ah, Fabio lo fa, vero? Sì, sì. Lui sì. Mi sa che dobbiamo farlo pure noi, eh? Vero, sì, eh? Professore? Tutti perché siamo scimmie. Il vaccino per l'influenza è fondamentale. Perché il è meglio. Tu però ancora non ce li hai, 50, è fondamentale. Per cui sopra i 50 bisogna farlo. No, io ne ho 55, amore. Ma amore, ma sembri una bambina. Sì, perché sono bassa. No, sono... Professore, vaccino sì, prima ci dobbiamo salutare. Vaccino il vaccino sì. Anti-influenzale, il vaccino sì, anti-influenzale certo. È importantissimo perché deve essere, ci fa fare subito la diagnosi differenziale qualora ci fosse qualche altro aspetto diciamo nell'autunno-inverno, certo. E quindi ci copre anche dall'influenza, che non è una sindrome proprio sì, leggerissima, certo. Quindi certo, è fondamentale anche... soprattutto dopo i 65 anni avere questa opportunità. Quello grazie. Che volevo però dire, ancora attenzione, non io vedo adesso... Ancora Luciana no, io sì. Però è raccomandabile anche a chi non ha ancora i 65 anni. Va bene, allora qui è raccomandato. Luciana perché... te tocca, come Fabio. Va bene. Altra cosa importante, dobbiamo superare però questo spettro, questa specie di spettro appunto del fantasma del virus. Perché io vedo delle persone che adesso quasi non escono più di casa, oppure se ci incontriamo abbassano lo sguardo, trattengono
il respiro. Ecco, abbiamo noi paura, professore Poche. Di avere una coesione sociale. Abbiamo paura, però professore. Però la paura dovrà essere superata, perché per rientrare, diciamo, nella vita normale, che deve essere rispettata con tutti i presupposti dell'educazione civica, del rispetto del distanziamento interpersonale, eccetera, ma non deve assolutamente essere, diciamo, spauracchio di una coesione sociale, che invece è importantissima. Certo, anche perché bisogna ricominciare a vivere. Non può essere un fantasma, ecco, perché se andiamo a valutare tutte le opere di Edoardo che guardavano il fantasma come una cosa quasi reale, come un qualcosa di più importante, sarebbe opportuno evitarlo, perché questo adesso noi siamo quasi alla fine della pandemia. Certo. Le pandemie terminano su due livelli, sul livello sociale e sul livello sanitario. Il livello sociale deve assolutamente piano piano rientrare nella normalità. Nel livello sanitario ci stiamo rientrando. Se noi continuiamo ad avere dei comportamenti equilibrati, dei comportamenti che sono rispettosi della salute pubblica, piano piano torneremo come prima. Grazie professor Le Foche, grazie. Bravo, mille. Le Foche. Grazie Luciana Littizzetto. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie Luciana, un abbraccio ai tuoi bambini e ai bambini grandi. Grazie. Chiamami e ti do consigli, fisioterapia, magnetoterapia, dico tutto. Io vado stasera, dopo domenica ritorno lì a... No, cosa devi fare? Ti chiamo Luciana, grazie professor Le Foche, grazie di essere stati con noi.